Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo video. Sto andando a parcheggiare qua al parcheggio grande perché devo vedermi appunto con una mia amica e parlare di alcune cose e quant'altro. Quindi mi fermo un attimino in paese con lei. C'è anche il mercato, è vero, oggi, quindi niente parcheggio grande. Quindi adesso mi inventerò un parcheggio. Il signore si è buttato con il cagnolino. E niente, ah, forse qua c'è un posticino. Vediamo se ci sto. Dovrei starci. Amore mio, devo parcheggiare. Ma vediamo un po' se ce la faccio al primo colpo. Ma insomma, allora sono stata a casa fino adesso, così vi ho montato il video, quello che avete visto prima di questo, e niente, in silenzio perché al piano di sotto, perché Ricky dorme, che sta facendo le notti, e ora si riparte. Vado a prendere Ale e un po' di emozione c'è perché si taglierà i capelli per in previsione dell'estate, del caldo e tutto quanto. Con lei abbiamo valutato di farle accorciare un po' i capelli, perché adesso che d'estate ci si lava più spesso, in previsione della piscina, in previsione comunque delle vacanze e tutto quanto, abbiamo detto: senti, accorciamo un po' sti capelli. Lei è stata d'accordo, abbiamo scelto con lei come tagliarli e quindi niente, oggi ho l'appuntamento all'1:30. Ha già scelto il taglio, ma non vi dico nulla, così vedete poi tutto dopo. E andiamo. Piove. Stamattina c'era il sole, vi ho detto tutto. Stamattina c'era il sole, adesso diluvia, tuona, è 2 ore che fa dei tuoni pazzeschi, belli strong. E quindi vabbè, a me non dispiace la pioggia comunque. Tra l'altro non so se avete notato, ho girato il giubbottino, mi piace un sacco perché è un pochino più primaverile secondo me. Questo era come era prima. Ieri sera l'ho lavato, l'ho messo in asciugatrice perché, non so se vi ricordate, avevo i polsini comunque un po' sporchini, perché comunque si sporcano, specie qua sulla punta, e poi avevo il colletto, cioè questa parte qua tutta gialla da fondotinta perché stando all'interno. E quindi niente, ho voluto provare, visto che è proprio double face, proprio fatto apposta, si può girare. E ho pensato, ma sì, dai, tanto adesso è primavera, estate, insomma, quando mi serve metterlo, chiaro, è un pochino più estivo anche volendo, no? E mi piace, carino, molto. Fatemi sapere se vi piace anche così, al contrario, insomma. E ho un attimino di nervoso perché volevo fare il giro dell'isolato per cercare parcheggio, perché questo è un parcheggio provvisorio per prendere giusto Ale e andare via subito. E c'è un signore che ha proprio parcheggiato davanti alla via, cioè nel senso non si può passare perché lui ha parcheggiato lì,
E quindi tutte le macchine che escono da questa via non possono passare. Quindi sono stata un po' lì, gli ho suonato diverse volte, niente, capace che qua c'è un ristorantino ed è tranquillo seduto al tavolo a mangiare, la gente a sclerare. E ho suonato diverse volte, niente, non mi ha considerata nessuno e ho dovuto fare tutta la via in retromarcia e fermarmi qua. Però io dico, cioè, sarebbe da, veramente da chiamare i vigili, ragazze, non lo faccio perché... Non lo so, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, uno torna indietro, passa dall'altra parte. Infatti adesso che prendo Alessandra devo fare delle manovre assurde perché dovrò farmi tutto il pezzo di retromarcia, girare e tornare proprio indietro dall'altro lato e ricercare il parcheggio. Avrei voluto farlo prima per non perdere tempo, visto che all'1:30 ho l'appuntamento, ma non si può passare. Non lo so, io da un lato spero che qualcun altro chiami i vigili al posto mio, ma perché io non lo so, non sono solita fare queste cose, lo so che è sbagliato, dovrei chiamarli. Non lo so, magari ha parcheggiato di fretta, non si è reso conto che c'era una via, non lo so, perché veramente mi auguro, cioè, non può essere che la lasci tutto questo tempo sapendo che c'è una via, un passaggio auto, cioè non è che dici è una via chiusa. Che anche lì è sbagliato perché ci sono delle persone che abitano e devono uscire, non hanno magari altre vie di uscita, è ancora più grave. Piazzato lì a tre quarti, cioè praticamente c'è uno spazietto così, tutto il resto lo occupa la sua macchina, cioè quasi parcheggiato proprio davanti alla via. Cioè, come fai a non vedere una via? Cioè, mi sembra assurdo che appositamente stia lì tutto questo tempo. Anche perché, voglio dire, parcheggi ce ne sono, non è che dici, specie a quest'ora che il mercato ormai se ne sta andando. Vi giuro, mi è salito un nervoso che non vi dico, però vabbè, pazienza, per fortuna c'è un altro passaggio, passerò di là però. E non è la prima volta che capita, purtroppo lì tanti non ci fanno caso, secondo me, che c'è questa piccola vietta, perché è molto molto piccola. Comunque, vabbè. Adesso aspetto che esce Ale e poi niente, se se ne va passo di qua che è un po' più comodo, se no devo farmi tutte le manovre e uscire dall'altro lato. Tra l'altro l'altro lato è una via comunque a doppio senso, strettissima. Vabbè, in qualche modo farò. Ragazze, la macchina si è poi spostata, io sono riuscita a fare il giro dell'isolato e sono stata premiata con un posto proprio davanti alla scuola, non a pagamento, così vabbè, la lascio qui e vado, la porto dal parrucchiere. Oggi da principessa proprio, sì, appoggia bene Alessandra, bravissima. Mamma è bellissima. Hai visto? Wow. Ferma, ferma. Guardate che bella la mia topolina, girati, wow! E abbiamo fatto anche la ciocca fucsia. Dov'è? È qui, è qui. Wow, andiamo da papà, wow! Girati! Buongiorno, scusate ma ieri non ho più vloggato nulla perché tra una cosa e l'altra dovevo lavorare un sacco ieri pomeriggio e quindi non sono riuscita più e quindi niente, lo continuo oggi. Capello mosso, ieri sera ho fatto una bella docciona, ne avevo proprio bisogno e quindi li ho lasciati così nella notte, un po' lievemente umidici, e nella notte diventano sempre belli pomposi al mattino. Stamattina di nuovo colazione fuori, in realtà sapete che io la brioche non la prendo più, quindi
prenderò un latte di soia, colazione con una mia amica, sempre mamma, che tra l'altro suo figlio è l'ultimo anno, quindi non ci vedremo più come adesso, quindi ci facciamo questa colazione insieme e basta. Adesso vado a prendere i bimbi davanti a casa e scappiamo perché sono le 7:30. Insomma, io parto sempre con un briciolino di anticipo, non mi piace mai uscire all'ultimo minuto. Patatina, grazie. Oh, aspetta che sia innesto. Oh, issa. Liscia. Ops, ti si vede. Brioche. Brioche. Dai, siediti. Panino con le nocciole di brioche. Veramente è un pangocciolo, però vabbè. Eccoci qua ragazze, è stato un vlog molto breve, questo, infatti volevo continuarlo, ma credetemi, in questa giornata non devo fare proprio nulla di interessante, infatti sono anche un po' stanca, vi dico la verità. Adesso prendo i bimbi, vado a casa, pranzo e poi niente, mi rilasserò un po', specie quando metterò nanna Alessandra, perché proprio mi sento stanca. In queste sono proprio giornate strapiene, poi comunque col fatto che Riccardo lavora di notte, di giorno diciamo c'è anche poco, perché giustamente recupera le ore e quindi deve dormire, quindi comunque sto facendo il possibile per fare tutto quello che serve fare. E anzi, proprio col fatto che dorme comunque al mattino, anche la casa comunque ne risente, perché comunque non posso fare rumori e cerco di fare pomeriggio, insomma tutto un po' un casino con le notti, è sempre un po' antipatico, mettiamolo così.
Però appunto adesso prenderò Ale, prenderò Fede, pranzerò, quindi non ho grandi grandi cose da raccontarvi. Più avanti ci saranno dei vlog speciali che non vedo l'ora di farvi vedere. Però non vi anticipo nulla, vi lascio un po' di sorpresa, ma manca veramente poco all'uscita di tutto, ecco. E basta, io vi mando un grande grande bacio, ragazze, e mi piacerebbe fare anche una live in questi giorni, in questo weekend, insomma, adesso vedo un attimino. Manca poco anche alla recita di Alessandra, perché venerdì ci sarà la recita, andremo noi tre a vederla e non vedo l'ora, anche perché adesso è tutta gasata col suo nuovo taglio di capelli che avete visto in questo video. Fateci sapere se il taglio di capelli vi piace, così io poi le leggo i vostri commentini. E basta, io anche da ragazza avrei voluto dare una sistemata, anche se in realtà ho fatto lo scalato da poco, ma da quando prendo anche le Burse with Benefit, sapete, gli orsetti appunto per capelli, unghie eccetera, noto che crescono molto molto più velocemente anche i capelli, infatti, cioè, sono veramente lunghissimi, dietro mi arrivano quasi al sedere, cioè sono veramente lunghi. Però io niente, non mi ci vedo con un taglio corto, non mi ci vedo proprio, cioè proprio fossi magrolina, allora il taglio corto sta anche bene, ma non mi ci vedo ragazze, quindi per ora rimangono così. Anche Mossi mi piacciono, sono un po' più gonfi, un po' più vaporosi, no? Per cambiare un pochettino anche il Mosso mi piace sempre tanto. E quindi per ora li lascio lunghi. Vedrò poi, tanto come dico sempre, sono ancora giovane, nel senso che ho 37 anni e so già che arrivata una certa età li taglierò, perché comunque non lo so, ma di certo a 60 anni non avrò i capelli così lunghi. Poi magari c'è una di voi che ha 60 anni e ha dei capelli bellissimi, cioè mai dire mai, però no, credo che io ad una certa li taglierò, quindi ora mi godo i miei 37 anni con i capelli belli lunghi. Basta, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.